Fate un attimo voi i mister qua sotto nei commenti. Animale, cosa ne pensi della prima vittoria del Cassianova in campionato, animale? Very, very good. Cominciamo benissimo la settimana che ci porta a domani, che è mercoledì, che c'è la partita di Coppa Lombardia. Comunque, cominciare la settimana con un entusiasmo del genere, dopo la prima vittoria di campionato, che non arrivava alla prima giornata da 2 anni, se non 3 addirittura, a Cassianova. In questo video ci sarà la partita di Coppa Lombardia contro lo Schiaffino, che giocheremo a Paderno Lugnano domani sera. Oggi allenamento, andremo a sentire le parole del mister, quello che avrà da dire ovviamente per la partita di domenica, ma virgola 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 soprattutto per la partita di domani, dove se dovessimo vincere avremo quasi, e dico quasi, messo un piedino nel prossimo turno di Coppa Lombardia. Credo che il Cassianova nella sua storia non abbia mai passato il turno di Coppa, quindi perché non farlo quest'anno? Vi lascio alle parole del mister e quello che succede durante gli allenamenti prima di arrivare alla partita. Il primo tempo io ho fatto i complimenti alla fine, è stato fatto, avete fatto un'interpretazione, raga, veramente ottimale dell'occupazione degli spazi. Cercavamo di andare a prenderli, ma se non abbiamo l'equilibrio giusto con i riferimenti, abbiamo rischiato, non ti dico un cazzo, perché comunque abbiamo rischiato veramente poco, ma per la qualità dell'avversario, se trovi una squadra che comunque riesce a capire che lì c'erano praterie, ci fa male. Ricordatevi, costruzione loro, aggressione, pressione uomo contro uomo. Attacco posizionale, andiamo a creare una struttura, 2 più portiere, quindi 3-2-5-1. Dare palla pulita, quindi costruire una palla aperta per l'attacco posizionale dei nostri invasori. Questo è il loro obiettivo. Ma solo Margherita hai preso! Eccola! Mettila qua in mezzo! Ah, domani? Domani segno. Domani fa gol. Mai, ma non dico il tuo posto. No. Meglio non specificare. Un po' come Ossona. Come Ossona? Fai gol, poi ti fai autogol. Facile. Sono i carri in festa. Oh, Gabri ha detto che domani fa gol. Un po' come Gabri chi? Gabri piace, ha detto come Ossona. Oh, vedi di fare almeno uno in porta e non nella nostra. Anche. E te quando segni fai sempre due. Uno nella nostra e uno nella nostra. Allora, amici. La festa che avete visto prima è perché Guaita ha fatto la doppietta in campionato. Se vi siete persi la partita, nel link in descrizione. Siamo a casa, festeggiato abbiamo festeggiato. Adesso nanna, perché domani è un giorno importante. C'è la Coppa Lombardia contro lo Schiaffino. Andiamo a riposarci e ci vediamo direttamente domani. Ragazzuoli, prima di continuare con il video, è arrivato un bellissimo pacco da Mamma FC Maglia. Come potete vedere qui, mi è arrivata la maglia del Belgio, stemma ricamato. È arrivata la maglia direttamente dal Brasile, stemma ricamato. Ed è arrivata anche la maglia dell'Argentina, stemma ricamato. Come potete vedere qui, potete personalizzare le magliette come faccio sempre io. In più voglio ricordarvi una cosa, che con il codice sconto GK avrete il 10% di sconto su tutti i vostri acquisti. In più, se cliccate nel link in descrizione avrete ulteriori sconti. Cosa state aspettando? Cliccate il link e noi andiamo avanti con il video. Allora, che dire, raga, siamo arrivati al primo, è assurdo dire il primo video stagionale dopo 3 settimane di lavoro, però in realtà lo è. Un'altra cosa che adesso mi dicono, tu mister è una squadra di ragazzini. Oggi voglio entrare in fallo, non siamo più ragazzini, oggi siamo uomini. Siamo uomini contro una squadra che non viene qua per cercare di metterci in difficoltà. Oggi si fa gol, oggi si va dell'area e si va dentro. Qui i trequartisti devono lavorare nello spazio intermedio. Immaginate che ci sono 5 canali, 2 canali esterni sono per i terzini massima ampiezza, 2 mezzi spazi si chiamano half space, li occupano i 2 esterni che vengono dentro. Fase statica, quindi quando c'è il portiere, uomo contro uomo e 2 play vanno su 2 play. Chiaro questo? Con palla creiamo la struttura, facciamo i rombi, se si perde palla abbiamo 6 secondi per recuperarlo. Facciamolo oggi, raga, le pare inattive. Il campo è enorme, sfruttiamo le ampiezze oggi perché il campo è veramente largo. Bene il posizionamento tra le linee. Quando abbiamo fatto i colloqui, vi ricordate come ci siamo visti, come ci siamo salutati, quello che vi ho detto? Io vi ho detto solo che vi promettevo che cosa. Cosa vi promettevo io durante i colloqui? Si rientra, impegno, lavoro e entusiasmo e divertimento. Non vi posso promettere le vittorie, perché le vittorie, raga, noi lavoriamo per quello. Le vittorie poi si ragionano insieme, il 20-25 all'interno di quelli rettangoli. Io stasera vi chiedo un'altra roba che ho detto alla presentazione, vi chiedo ambizione. Io vi chiedo questo oggi, dovete essere ambiziosi.
Un cordiale saluto dal centro sportivo comunale di Via Sondrio in Paderno Dugnano, dove sta per avere inizio la seconda giornata del girone 10 di Coppa Lombardia tra Atletico Schiaffino e Cassina Nuova. Cassina Nuova alla ricerca della seconda vittoria consecutiva che darebbe il là al passaggio del turno seguito negli anni. Calcio d'angolo in favore dei Granata, la battuta a Pagno, il tiro cross che non trova né la porta né un compagno. Calcio di punizione per l'Atletico, la conclusione col destro finisce alta, Piacente, si rifugia da Sergei, pronto al lancio, invece no, verticalmente riesce a trovare Franco che ha spazio per distendersi, va anche lui a sua volta verticalmente alla ricerca di Liporata, cerca un compagno, poi trova Jacopo Franco, riesce ad andare da Tunetti che non controlla però il pallone, arriva l'uscita bassa del portiere avversario. Invio corto nell'area piccola per l'Atletico Schiaffino, si alza però la pressione del Cassina con Franco e Liporata che confezionano il recupero, poi si va dentro la Tunetti, il velo, non trova nessuno, forse era meglio tirare qua, niente di fatto però, con l'Atletico Schiaffino, esce dall'altra parte, intervento poi di Liporata, si rifugia in rimessa laterale, corre il numero 11 dell'Atletico Schiaffino, pericolo principale in questa prima parte di primo tempo, il cross in mezzo che taglia tutta l'area di rigore, si arriva al numero 10 che libera la conclusione con il destro, taglia tutta l'area di rigore, non arriva la correzione, occasionissima. Calcio d'angolo battuto corpo da Franco per Englaro, si va poi dall'altro Franco, il numero 10, dialogano i due, Nicolò e Jacopo, si va verticalmente proprio da Jacopo, prima conclusione in porta, primo intervento del portiere dell'Atletico. Il cross in mezzo pericoloso, la deviazione di un giocatore del Cassino, arriva probabilmente l'autogol, vantaggio dell'Atletico Schiaffino. Vedete una beffa questa deviazione. Dai, cambio ce la fai. Io ci provi. No, non ti devi rompere. No, il cambio ce l'ho. Sì. Se ti fa male, dimmi. Vedi un attimo, dimmi una cosa importante. Ascoltatemi molto attentamente a quello che ti sto per dire, perché vi sto per dire una cosa che mi fa girare il cazzo, non avrei mai voluto dirtelo. L'atteggiamento da bambini, 8, 5, 6, 10, è quello che dimostra che siamo immaturi. Se noi facciamo il loro gioco, ci nervosiamo, parliamo, cresciamo. Calcio è un'altra roba, con me è un'altra roba. Si è maturi e si risponde in campo. Questo è, raga. Oggi una partita difficilissima contro una squadra che comunque è attrezzata per queste categorie di merda. È così. Dobbiamo essere intelligenti. Con coraggio giochiamo a pallone. Perdiamo perché il presupposto non me ne fotte un cazzo. Ma diamo tutto e si gioca a pallone. Chiaro? Adesso si entra e si va a mille all'ora ancora. Lavoriamo uomo su uomo con coraggio, ma voglio che si gioca di più. Franco sbaglia il passaggio, riparte lo Schiaffino, il 9 riesce a toccare per il suo capitano che ha tanto spazio per distendersi, prova a recuperare Englaro, arriva il pallone dentro, la conclusione centrale per fortuna del Cassina Nuova. Ancora un corner, stavolta basso, arriva la conclusione del numero 5 che si era liberato di Caprini, fallosamente secondo il terzino Granata. Ancora calcio d'angolo, si lotta, tutti giù per terra. La conclusione dell'11 alla destra di Sergei, anche del palo, era rimasto fermo il portiere del Cassina. Va al lancio lungo, velocemente, prova a sorprendere gli avversari. Trovato Agazzi, lotta con due avversari. Riesce a liberarsi, forse c'è un fallo di mano, non secondo l'arbitro. Ci sono però dei dubbi, andiamo a rivedere. Non è chiaro, per colpa del palo. Lancio lungo, la spizzata, riesce in qualche modo Turella pericolosamente a battere contro l'avversario il pallone, traversa. Ora l'11 si libera elegantemente di Caprini, lo salta anche una seconda volta, punta Piacente, il numero 3 poi riesce ad andare dentro, si lotta, la conclusione è abbastanza fortunosa del numero 7, non è però precisa. Lancio lungo da parte dell'estremo difensore, riuscito ad arrivare fino a Jacopo Franco che rientra sul destro, pensa alla conclusione, poi raddoppiato e perde l'attimo, riesce ma non definitivamente ad andare da Tunetti, occasione persa. Il pallone dentro, lo stacco del numero 15 che batte forse sulla nuca di Turella, ma quello che conta è che va in porta, 2-0 per l'Atletico.
Lancio lungo a cercare un compagno. La conclusione di testa diventa pericolosa per Sergei, perché forse non si aspettava il tiro. Ancora una volta, punizione a lunga gittata. La spizzata per il numero 11 che col mancino fulmina l'estremo difensore. Arriva il 3-0, forse anche un pensierino per Caprini. Fulminato qua il numero 1, Jacopo Franco, l'appoggio per Pamio, il dialogo. Triangolo chiuso, ancora Pamio, la conclusione col mancino, prova Ascari a ribadire in porta, interviene il portiere. Il lancio lungo, il pallone balla lì, Netralli in difficoltà, deve appoggiarsi a Sergei che deve fare degli extra lavori, subisce un colpo dal numero 11 avversario. Punizione battuta velocemente da Jacopo Franco verso Agazzi che dà il pallone in mezzo, non ci arriva Ascari, non ci arriva nessuno, pallone che però rimane in campo, decide di tenersi la rimessa Turella. La conclusione direttamente in porta ed è un grandissimo gol, quello che vale purtroppo il 4-0 però per l'Atletico Schiaffino. Qua impossibile provare a fare qualcosa per Sergei, punizione perfetta del 16 avversari. Riesce in qualche modo a proteggere il pallone Ascari, poi Jacopo Franco ha lo spazio per provare la conclusione, la effettua, centrale, bassa. Nicolo Franco, la conclusione col mancino è alta, niente da fare. Punizione ancora a lunga gittata, perché riesce a intervenire, ci stiamo avvicinando alla fine. Pallone per Zufolo, arrivano 1, 2, 3 i fischi che sanciscono la vittoria dell'Atletico Schiaffino e la fine del percorso in Coppa Lombardia per il Castellanuovo praticamente, anche se rimane una partita. Ragazzi, il giorno dopo la partita cosa c'è da dire? Questa è una sconfitta che fa malissimo, soprattutto perdere così, in questa maniera qui, 4-0, una sconfitta che fa male. Per fortuna è una sconfitta che arriva, se dobbiamo trovare il lato positivo di questa bruttissima sconfitta, e lo ripeterò fino alla fine del video, è successo in Coppa Lombardia, non in campionato. E nel prossimo video ci sarà la partita di campionato contro la Rondinella, che avremo anche in Coppa Lombardia come ultima partita. E fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questo 4-0. Cosa c'è da migliorare, cosa c'è da cambiare magari all'interno della squadra. Poche parole, fate un attimo voi i mister qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video con Rondinella Castellanuova. Un saluto da Sergei GK e come volo sempre.